Buonasera e ben arrivati a una nuova puntata di Bianco e Nero. Questa settimana parliamo di una chiusura che sta facendo molto discutere in città. Vediamo il primo servizio. Si trovava qui al civico 6 di via Leonardo da Vinci a Bolzano dal 1913, dopo una piccola parentesi in via Portici. Oggi quel che resta del cinema Eden è questo, un manifesto d'addio al posto che invece dovrebbe ospitare la locandina dell'ultima pellicola da non perdere. Dopo 25 anni, Massimo Dalmaso ha deciso di chiudere. Prima dell'Eden, tante le sale cinematografiche scomparse, ultimo in ordine di tempo il Concordia di Corso Italia. Difficile per una piccola struttura resistere alla concorrenza. Sicuramente l'arrivo della multisala a Bolzano ha creato non pochi problemi, sia a noi che anche all'altra sala cittadina. Ovviamente sono diminuiti gli spettatori che frequentavano la nostra sala e diciamo che fino all'apertura di quella struttura noi abbiamo sempre lavorato bene. Dopo l'apertura, piano piano abbiamo cominciato a perdere della clientela e soprattutto i giovani che si sono rivolti in massa alla multisala. Una scelta non semplice per chi ha lavorato una vita dietro ad un proiettore, una scelta arrivata solo dopo aver chiesto aiuti alla provincia. Io mi aspettavo un aiuto, anche se pur un piccolo aiuto, perché alla fine noi non avevamo bisogno di interventi strutturali, perché la sala, nonostante fosse vecchia, è sempre stata adeguata dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista della normativa antincendio. E quello che ci aspettavamo è un contributo per la gestione vera e propria della sala, per riuscire a supplire la mancanza di introiti dovuti alla diminuzione degli incassi. Quanto le sarebbe bastato per tenere aperto il cinema Eden? È difficile quantificare una cifra, però non sono grandi cifre, si può parlare di un 40-50 mila euro annui. Difficile un ripensamento, anche se Dalmaso lascia aperto uno spiraglio. Se la provincia o chi per esso tirasse fuori dal cappello una sorta di aiuto, potremmo ricontattare la proprietà e vedere se effettivamente c'è la possibilità di riaprire. Intanto il cinema Eden rimane chiuso, lasciando un vuoto in chi quella sala era abituato a frequentarla, come questo affezionato cittadino che ha voluto dire grazie alla famiglia Dalmaso, anche se con un semplice post-it. Ha chiuso il cinema Eden, la provincia avrebbe dovuto o avrebbe potuto aiutarlo e soprattutto qual è il futuro del cinema qui a Bolzano? Di tutto questo parliamo questa sera insieme a due ospiti che vado subito a presentare. Antonio Lampis, direttore della ripartizione cultura italiana della provincia di Bolzano, buonasera. Buonasera. E dall'altra parte Andreas Perugini, presidente del Cineforum Bolzanino. Buonasera, ben Buonasera. arrivato. Ecco, vorrei iniziare subito da lei, dottor Lampis. Massimo Dalmaso ha detto nella nostra intervista: mi sarei aspettato un aiuto. Perché questo aiuto non è arrivato? Come mai questa scelta? Beh, come purtroppo è abbastanza noto, la provincia ha leggi che consentono di sostenere attività culturali solo quando queste sono svolte da associazioni senza scopo di lucro o da cooperative. L'azienda di Dalmaso è appunto un'impresa e per le imprese, perlomeno gli assessorati alla cultura, non hanno nessuno strumento di intervento. E, in generale, verso il cinema privato, storicamente non ci sono stati interventi pubblici e quindi questa nascita, insomma, a Bolzano di una multisala che comunque era stata largamente attesa, evidentemente ha cambiato la scena del mercato e gli orientamenti anche dei cittadini, Se ma non in ogni caso l'offerta di cinema è aumentata, non diminuita. Ecco, se non sbaglio, però Massimo Dalmaso aveva anche proposto un cambiamento della struttura, cioè farla diventare una sorta di cinema d'essai e quindi comunque trasformarla magari in qualcos'altro che non un'attività commerciale privata, perché anche questa soluzione non è stata presa in Ma considerazione. per due ragioni sostanzialmente. La prima è che comunque la proprietà di quella sala è sotto custodia giudiziaria e quindi difficilmente sia un soggetto associativo, ma ancora di più degli uffici pubblici, possono intervenire in una situazione in cui il giudice prima o poi può sciogliere il nodo della contesa ereditaria e assegnare a un privato che poi potrebbe vendere. Quindi è molto difficile in quelle circostanze, se non quasi impossibile, pensare ad un intervento. D'altra parte non c'è mai stato proposto un progetto organico
ecco, recentemente di diciamo, subentro di soggetti diciamo finanziabili come sono le associazioni, perché appunto questo problema è emerso in questi mesi. Bisogna dire che anche in questi mesi a livello nazionale il governo sta discutendo delle modalità di intervento per le sale nel centro storico, e queste sono in genere indirizzate alle regioni sul versante delle attività produttive, con contributi che però non sono nella misura di quelli che sono stati richiesti detti dal dottor Dalmaso. Sì. Andrea Sperugini, invece, secondo lei, da presidente del Cineforum, andava salvata la sala del cinema Eden? Beh, certamente andava salvata, e si doveva fare certamente di più per salvarla, cosa che invece non è stata assolutamente fatta. Non è tanto vero, e mi prometto di contraddire il direttore di ripartizione Lampis, non è tanto vero che non sono stati presentati i progetti 2 anni fa come Cineforum. Noi siamo andati negli uffici dell'assessore, lui non era presente, ma era presente Katia Attenti, che è il suo braccio destro, che lo rappresentava evidentemente. Abbiamo proposto un progetto che prevedeva appunto in qualche modo la salvezza dell'Eden, che si sapeva già insomma che sarebbe molto probabilmente chiuso, come effettivamente poi è successo a causa appunto della concorrenza prima del Film Club e poi del Cineplex, perché comunque diciamo un po' di crisi sicuramente era iniziata anche prima. E abbiamo appunto proposto questo progetto, appunto come ricordava Dalmaso nel servizio, gli importi erano relativamente bassi, nel senso molto bassi rispetto a quelli che sono gli standard anche ad esempio di una mostra medio piccola che viene allestita al Centro Trevi, che è la struttura di riferimento insomma dell'assessorato per quanto riguarda l'arte. Insomma, si parlava di 40-50 mila euro effettivamente, e quindi sono cifre veramente briciole rispetto a altre, insomma. E c'era stato detto che la cifra era fuori misura. C'è una ragione. No? Per quanto riguarda... Prego, vuole ribattere? Ma la ragione è che negli ultimi 6-7 anni i bilanci pubblici sono in continuo calo. Il bilancio dell'assessorato alla cultura ha perso quasi un 20% in pochi anni. Ma soprattutto la ragione più seria dal punto di vista tecnico è che comunque quella sala è in custodia giudiziaria. Però anche quindi questo... Pensare ad un progetto, fra l'altro raccontato, no? Non documentato, non è stato presentato ufficialmente, ma in ogni caso seriamente lei pensa che si possa entrare in una prospettiva di lungo periodo in una situazione dove non c'è certezza di proseguire? Infatti noi non avevamo assolutamente proposto, come invece comunque viene fatto in altre situazioni, come ad esempio quella clamorosa, se vogliamo, del Film Club, di una ristrutturazione radicale di un immobile privato, oppure come è stato fatto con il Masetti, con i risultati che ben conosciamo, ovvero che con i soldi pubblici sono stati ristrutturati degli immobili che poi adesso sono in mano privata e sono addirittura indirizzati in bilico per la sala giochi. Diventare certo. Una sala giochi. Quindi si è detto: noi proponiamo un progetto, questo progetto come ben si attaglia alle disposizioni di legge, alla normativa a cui fa riferimento la provincia, ovvero di finanziamenti che sono a brevissimo termine, ovvero di un anno. Noi facciamo un progetto di un anno, poi eventualmente di un altro anno e un altro ancora, però senza vincolarsi, quindi cioè, come effettivamente poi la legge, purtroppo la normativa insomma, di riferimento stabilisce dei finanziamenti anni che ogni volta devono essere riconfermati o meno, quindi non ci sarebbe stato nessun vincolo da parte dell'amministrazione pubblica o di qualsiasi altro ente appunto ad imbarcarsi in un progetto complesso con incognite di qualsiasi tipo. Semplicemente avremmo già fatto 2 anni di programmazione all'epoca, perché ripeto, 2 anni fa più o meno l'avete presentato. Più o meno è stato fatto 2 anni fa, però non ufficialmente, come ufficialmente la risposta è quando l'assessore ti dice, l'assessore, cioè chi per lui insomma ti dice che 40.000 euro sono una spesa fuori misura, evidentemente le priorità sono altre, perché poi appunto
gli investimenti, sono clamorosi in altri settori, cioè neppure immaginabile fare un paragone con il cinema. Diciamo neanche l'offerta di cinema è così bisognosa di nuovi interventi, perché l'offerta di cinema a Bolzano è passata da una situazione tragica ad una situazione normale. Comunque dove accettabile, esiste secondo un lei. Cinema in città che fa programmazione sia in lingua tedesca che in lingua italiana, esiste una multisala, esistono poi tante altre iniziative piccole ma che comunque hanno il loro pregio, esistono poi tutta una serie di nuovi versanti di spesa che non riguardano gli assessorati della cultura, basti pensare all'impegno fortissimo che c'è sulla film location, che è un impegno che tutta l'Italia ci invidia, certo. e da nulla sono stati investiti 5 milioni di euro, quindi sul discorso del cinema c'è stato uno sviluppo positivo. È chiaro che una piccola sala in centro storico che chiude è un dolore per tutti, noi adesso ce ne rioccupiamo perché il fatto succede questa settimana, insomma, sì, e quindi ce ne rioccupiamo in termini positivi, ma è un momento difficile per aprire. Ecco, siccome ce ne rioccupiamo ne parliamo dopo, ora invece sentiamo subito le parole dell'assessore Christian Tommasini, che ci spiega perché la provincia non è intervenuta e soprattutto lancia un messaggio alle associazioni che poi si occupano di cinema a Bolzano. Sentiamo. Mi spiace naturalmente che una sala cinematografica chiuda, però bisogna stare attenti anche rispetto alle risorse che sono risorse dei cittadini, perché la provincia non è che possa salvare tutti gli esercizi commerciali in difficoltà. Anche perché qui ci sono degli affitti molto alti, ci sono ristrutturazioni tecnologiche e poi bisogna vederne anche la finalità. Il cinema è certamente cultura, laddove si parla di cinema d'autore, e noi finanziamo varie associazioni e realtà che si occupano di cinema d'autore. Però bisogna distinguere l'attività commerciale, noi non la possiamo finanziare, e credo che neanche i cittadini vogliano finanziare l'attività commerciale, anche perché sarebbe comunque concorrenza sleale rispetto ad altre realtà che sono nate e che fanno attività di tipo commerciale. Certo, si può comunque pensare anche a come garantire l'attività cinematografica. Io peraltro penso che in realtà ci si dovrebbe mettere insieme, perché quello che non si dice in tutto questo dibattito è che alcuni dei soggetti coinvolti sono anni e anni che litigano fra di loro e non vogliono mettersi insieme. Noi abbiamo al Film Club delle sale dell'ex Capitol ristrutturate, lì la cultura italiana non finanzia perché c'è un finanziamento della cultura tedesca dovuto a una ragione storica, ovvero che con lo statuto del 72 si è introdotto un contributo per i cinema, per il sostegno dei film culturali importati dall'area germanica, ma la cultura italiana non ha mai finanziato, ma lì ci sono degli spazi che si potrebbero valorizzare anche per associazioni di cinema di madrelingua italiana. Insomma, mettendosi insieme, in centro ci sono anche queste risorse. Però bisognerebbe che ci fosse la volontà. Queste quindi le parole dell'assessore Christian Tommasini, che dice che bisogna litigare di meno, collaborare di più. Andrea Sperugini, la faccio subito rispondere. Voi vi rimproverate qualcosa a livello di collaborazione? Ma quello che dovrebbe collaborare di più è l'assessore, visto che comunque in tutte le trattative che ci sono state con il Film Club lui è rimasto totalmente assente. Anche ultimamente, se non si andrà, non ci sarà... appunto parla bene, l'assessore dice bisogna unirsi, andiamo a trattare col Film Club, lo facciamo con le nostre risorse che sono ridicole rispetto alle loro, chiediamo l'aiuto dell'assessorato e l'assessorato non c'è. Quindi è sempre secondo stato lei... comunque assente. Ma questa è un'informazione che credo sia sbagliata, nel Prego. Senso che il Cineforum ha un budget intorno ai 40.000 euro e il Film Club ha 75.000 euro per una popolazione che tutto sommato è doppia di quella di lingua italiana. Quindi diciamo, dal punto di vista delle spese di gestione annuale sono ad armi pari. È diversa però l'obbligo pubblico verso il cinema di lingua tedesca che sta sulle spalle dell'assessorato di lingua tedesca, perché c'è una precisa norma statutaria, come ha ricordato l'assessore, che impone delle misure a sostegno dell'importazione dei film in lingua tedesca che hanno dei costi maggiori rispetto a quelli che stanno, nonostante l'Europa, insomma, stanno all'interno del territorio nazionale.
Così come non è corretto il paragone con il Masetti, che è stato un tentativo storico, riuscito per tanti anni di mettere l'unica anima culturale all'interno di un quartiere che era realmente poverissimo di iniziative culturali. Non si può paragonare un intervento sul cinema Eden sul cinema, che comunque è bellissimo e affascinante, ma ha una sua offerta, con interventi che colmavano un'offerta zero. Certo, poi culturale è diversa. Quando riapriranno una sala giochi nei locali dell'Eden, ne riparliamo sulle responsabilità dell'assessorato, però. E comunque, ripeto, a me dà fastidio quando l'assessore va a dire in giro che è colpa delle associazioni se non si fanno le collaborazioni. No, è colpa del fatto che l'assessorato non coordina e è completamente disinteressato ad un intero settore. Certo. E per quanto riguarda i contributi invece alle società. Entrando nel concreto, però, secondo lei questa collaborazione con un film club, lei diceva abbiamo mezzi totalmente diversi, ma potrebbe essere non è fattibile. Neanche paragonabile. Quindi secondo lei il film club non accetterebbe una collaborazione? Noi abbiamo appena concluso negativamente una seconda trattativa dopo 10 anni che si era interrotta la prima, per andare verso una fusione con il film club. Fusione e una collaborazione. Come mai è fallita questa trattativa? Perché a loro non interessa collaborare con un soggetto debole, come oggettivamente è il Cineforum Bolzano. E se devono scegliere se avere un ristorante piuttosto che una biblioteca del cinema, scelgono il ristorante. Questa è la questione. Quando chiediamo. Assessore, Cineforum Bolzano è un interlocutore debole, secondo lei? Innanzitutto ha un patrimonio storico. Noi abbiamo sostenuto questa associazione con grande passione per tutto il tempo che è stato possibile e sostenibile, insomma, prima che la scena appunto dell'offerta di cinema cambiasse così radicalmente. È un'associazione che ha un patrimonio storico, quindi incomparabile con quello del film club. Sono 60 anni di storia, e storia anche gloriosa, insomma, e quindi questo non ci sono solo i soldi, no? come qualche giovane filosofo giustamente ci ricorda. Quindi lei è più positivo su una riuscita? Il discorso è questo: vogliamo andare dentro il Capitol con una biblioteca? Non lo so, l'assessorato deve coordinare. Se coordiniamo siamo dirigisti, se lasciamo che le associazioni, come sono soggetti privati, insomma, si trovino e concordino delle strategie fra di loro, allora vi abbiamo abbandonato. Insomma, questo discorso, siccome lo sentiamo un giorno in un modo e un giorno in un altro, ci mette un po' in difficoltà, e a questo punto sul settore del cinema siamo obbligati ad attendere, anche perché adesso si parla, c'è questa leggenda che apre un'altra multisala, spero che non sia vero. Non è che la proliferazione degli schermi fa cultura cinematografica, come si è vista. Perché qua sembra che siccome c'è il Cineplex, allora chiediamo tutte le associazioni che tanto non servono più. Poi quando chiuderà il Cineplex, perché non è più un interesse commerciale. Però il discorso del cinema culturale può arrivare fino a una certa misura, sostenibile coi bilanci pubblici. Era una misura molto alta nel momento in cui non c'era neanche il cinema commerciale a Bolzano. Ora che c'è il cinema commerciale, comunque aiuta a costruire il proprio gusto, e fra l'altro nel cinema cosiddetto commerciale ci sono ottimi e straordinari prodotti da qualche anno, cosa che negli anni 90 e nei primi anni 2000 non si verificava. Quindi obiettivamente siamo di fronte ad un panorama. Io continuo a sostenere una cosa cambiato, che forse l'assessorato non ha ancora capito, perché è evidente. Cerchiamo di capire. Non è che proiettando un film, che si proietti al film club piuttosto che al Cineplex, piuttosto che all'Eden, si fa cultura di per sé, perché i film ormai si vedono ovunque, anche alla televisione, anche prima, se non su internet, su esatto, DVD, eccetera, certo, eccetera. Non è la visione pure semplice di un film che fa cultura cinematografica, è tutto perché quello che ci sta dietro. Non capisco perché dice che non lo capiamo. Sembra, mi parlate del fatto prima che c'è il Cineplex e quindi non c'è un'emergenza cinema. E poi l'assessorato tedesco zero, un conto è l'offerta zero e allora si può ragionare, e un conto è un'offerta diciamo al pari di altre città o anzi addirittura con una prospettiva di sovrabbondanza.
Ovviamente poi distinguiamo quello che è il dibattito, quello che è l'archiviazione, quello che è diciamo, la maturazione critica. Per esempio, noi adesso abbiamo assistito finalmente al fatto che i quotidiani tornano a rimettere la critica cinematografica. È un grande passo, insomma, e questo aiuta. Magari prima doveva avvenire per forza in una sala per 50 persone, oggi si può portare questo dibattito anche con un po' di massa critica a tutti gli acquirenti di un quotidiano. Insomma, Bolzano, che sul cinema ha avuto una dinamica anomala. Secondo lei è comunque in un momento positivo? Sta tornando a muoversi, insomma, su questo non c'è dubbio. Quindi noi siamo anche pronti a reintervenire, a cambiare gli assetti, però dobbiamo anche valutare la situazione con un po' di calma. Insomma. Sì, beh, è una calma che dura da 60 anni per quanto riguarda il Cineforum, perché il Cineforum non ha mai avuto una sede, da 60 anni chiede una sede, da 60 anni, nonostante si siano succeduti vari assessori, ci siano succedute, siano seguite varie possibilità di avere una sede in un posto piuttosto che in un altro, compreso, ricordiamoci, la sede stessa del Centro Trevi, che era il famoso ex Cinema Roma, certo. E è stato trasformato in una sede e di cinema non c'è più niente. No. E quello è stato una, cioè è una, la storia del cinema. C'è il Centro Audiovisivi. Sì, insomma, centro audiovisivi, ha un numero di utenti senza altissimo, eccetera, eccetera. Centro audiovisivi senza una sala cinematografica, bene, sì, però, piccola, però, che ha aiuta, escluso aiuta la collaborazione con quindi il Cineforum. Quindi magari si potrebbe all'epoca ragionare, secondo lei, per il Cinema Eden e farla magari diventare sede. Era quello che noi avevamo da anni indicato. Se potessimo comprarlo, se i bilanci pubblici lo consentissero, lo permettessero, certo. Adesso, se si volesse, si potrebbe anche fare, ma anche senza, non occorre, non è necessario l'acquisto, a mio avviso, soprattutto in una prima fase che potrebbe essere di sperimentazione. No. Comunque, ecco, ma solo per dare un'informazione, certo, che forse neanche il dottor Perugini ricorda, insomma, ma sulla sede del Cineforum, che è stata anche per noi una spina nel cuore per tanto tempo, l'assessore Tomasini stesso per due volte è andato dal sindaco con riunioni, con tentativi, perché noi abbiamo atteso, anche con un finanziamento magari anche più cospicuo di quello attuale, abbiamo atteso che anche altre fonti di finanziamento pubbliche e private aiutassero questa associazione, sia per la gestione ordinaria sia per il reperimento di una sede più dignitosa di quella attuale, che comunque, insomma, è stata ristrutturata, è stata risistemata, ha un impianto tecnologico buono e che abbiamo sostenuto sempre da soli, insomma. Quindi, no? Un aiuto, ecco, che non è arrivato comunque, non è arrivato, dagli altri. È vero questo discorso pubblici della sede che attende, ma è anche vero quello che ha detto l'assessore, e cioè che c'è stato una disarmonia all'interno di associazioni che erano nello stesso sede e nello stesso ambito, per quanto non quello cinematografico di sé, che ogni volta ci lasciava, insomma, in una situazione di studio, perlomeno, se non di imbarazzo. Quindi ecco, ogni e sulla tanto possibile, noi speriamo che si che magari si vada verso tempi più sereni. Le interrompo un attimo, sì, lanciamo un attimo il servizio, dopo vi faccio riprendere il dibattito, perché sulla collaborazione eventuale possibile con il Film Club e sulla chiusura dell'Eden abbiamo sentito un addetto ai lavori, una persona che da anni lavora in questo settore, Sandro Forcato del Circolo La Comune. Il Eden ha chiuso, però spero che la chiusura sia un fatto, diciamo così, anche di denuncia più che un fatto reale, perché sarebbe veramente un peccato per la città perdere una sala e oltretutto perdere un pezzo d'offerta bolzanina che ha svolto un lavoro egregio in tanti anni, e sarebbe assolutamente impensabile che venga chiuso uno spazio. Insomma, ogni città, se vuol crescere, deve conservare i propri spazi e semmai ampliarli, mai chiuderli, perché sarebbe veramente negativo, chiaramente. La chiusura ha acceso un dibattito in città tra chi dice, soprattutto gli addetti ai lavori, che dicono bisogna fare qualcosa per salvare il cinema, ma la cultura in generale in città, e la provincia dall'altra, che dice fate di più, collaborate di più, perché i soldi pubblici in questo periodo sono davvero pochi. Il pluralismo delle iniziative in una città è uno dei patrimoni più importanti, va conservato e semmai ampliato. Non si può pensare
che una città che comunque ha faticosamente fatto crescere una quantità di operatori possa essere, diciamo così, possa diminuire la quantità di questi operatori. È importante, il patrimonio della cultura è fatto anche degli operatori culturali che lavorano nella città e quindi bisogna conservarlo, questo è assolutamente fondamentale. E la città ancora, siamo in tempi di crisi, ma ha le risorse, gli enti pubblici, come si vede da tante mosse che fanno, hanno le risorse volendo per conservare questo patrimonio. La provincia propone come soluzione una maggiore collaborazione tra le associazioni che fanno cinema in lingua italiana e il Film Club in via Dottor Streiter a Bolzano. Che tra le associazioni si voglia incitare a una maggior collaborazione, questo è un discorso. Dall'altra, la chiusura di uno spazio è un altro discorso, cioè la provincia non può dare come sostituto una maggior collaborazione con Finclay. Finclay è chiaro che è disponibile la collaborazione e tante associazioni cinematografiche hanno delle collaborazioni con Finclay, ma quello non è sostitutivo rispetto alla chiusura della sala del cinema. Ecco, queste le parole di Sandro Forcato, direttore Lampis. La faccio subito rispondere. Forcato dice che bisogna tutelare il pluralismo, una collaborazione non è che sostituisce una sala chiusa. Forcato dice delle cose molto belle, insomma, noi che facciamo questo mestiere, non è che siamo dei ciechi burocrati, facciamo anche con grande passione, siamo tutti convinti che non c'è mai abbastanza cultura. Io invidio il sistema francese dove lo Stato impone ai comuni di comprare i cinema nei centri storici e ci sono 1500 cinema di proprietà pubblica. Noi viviamo in un paese che non ha fatto queste scelte, che ha una spesa culturale limitata, insomma. Chiunque come manager pubblico amministri sa che per quanto fa scontenta quasi tutti, perché le risorse non bastano più, non bastano mai, e la pluralità dei soggetti è vero che è una ricchezza, però quando ci sono 7 associazioni che si occupano di cinema per 100.000 abitanti, il problema va anche fatto oggetto di riflessione, non è sbagliato. È chiaro che vorremmo tutto, vorremmo mantenere tutto, vorremmo conservare tutto, però non è neanche pensabile che ogni esercizio che chiuda debba avere un sostegno pubblico, insomma, questo le finanze attuali, non solo in Italia ma in Europa, non ce lo consentiranno. Quindi finanze ristrette, ma secondo lei se si arrivasse ad un compromesso, ad un progetto presentato dalle varie associazioni, ci sarebbe ancora margine magari per finanziare ad esempio una nuova sede nel Cinema Eden? Con il bilancio di quest'anno no, di sicuro, e con una revisione completa della spesa che, come dico, deve reagire ai cambiamenti dell'offerta e della domanda del pubblico, è anche pensabile un discorso del genere. Nessuno, né l'assessore né gli uffici, sono chiusi a questa prospettiva, assolutamente. È chiaro che noi avremo, come tutti sanno, un 2013 di ulteriore ristrettezza finanziaria, e dopo si spera che l'economia riparta e che quindi anche i bilanci pubblici tornino a respirare. Ecco, Andrea Sperugini, lei nel forum, ho visto, del Cinema Eden diceva appunto questo, no? Noi abbiamo dei progetti, quali potrebbero essere, oltre appunto a una possibile sede del Cineforum dentro la sala Eden? Allora, io volevo però prima dire una cosa che mi premeva, certo, che non sono riuscito a dire. E tutto è questione di volontà politica, ovviamente, chiaramente. Si sottolinea, si cerca di far passare il fatto che non ci siano finanziamenti adeguati o che le cose non funzionino, si cerca di far passare le responsabilità alle associazioni che litigano, quando invece ad esempio i primi che litigano sono proprio le amministrazioni tra provincia e comune, che non si parlano, cioè proprio non c'è collaborazione, è come se fossero enti completamente su altri pianeti, prima responsabilità. Poi, a proposito sempre di risorse che mancano se vogliono in alcuni settori, certo, però non si fanno problemi ad investire 390.000 euro su cooperative neonate mai viste prima per i progetti della capitale della cultura, e quindi ecco che il progetto di capitale della cultura diventa prioritario per l'assessorato, mentre investire nel settore cinematografico, comunque in una cultura che rimanga radicata sul territorio, non è evidentemente considerato strategico. Ecco, per cui
come chiaramente si vedono poi certe soluzioni, quindi chiude l'Eden perché non è interessante, il Cineforum rimane a gestire, anzi non gestisce neanche il seminterrato di Via Rohan dove è, mentre un'associazione come quella appunto come il Film Club, che ha, mi sembra, meno della metà degli anni del Cineforum, gestisce una multisala e poi ci si stupisce perché non, per la collaborazione col Cineforum da parte del Film Club non è interessante. Evidentemente la gloriosa storia anche per loro ha un valore relativo se vediamo la sproporzione dei mezzi a disposizione e poi il fatto che appunto noi dietro le nostre spalle di associazione non c'è assolutamente un assessorato forte, mentre indubbiamente l'assessorato tedesco che sta dietro le spalle del Film Club è un assessorato forte che difende la sua cultura, cosa che non fa invece l'assessorato alla cultura italiana. Ecco, una critica forte proprio ora che l'assessorato si muove verso la candidatura alla capitale della cultura. Per Ugine, parliamo di forza, è chiaro che un progetto come quello della capitale è un progetto forte, è un progetto che riporta il tema della cultura al centro del dibattito e che quindi un domani ha anche la possibilità di avere una maggiore attenzione da parte dell'insieme della politica verso la cultura e quindi anche maggiori finanziamenti. Però Andrea Sperugini appunto accusa l'assessorato di non difendere la cultura. Ma non è vero, appunto. Spende 390.000 euro in una candidatura che non è ancora passata. Esiste anche l'attacco, cioè esiste anche lavorare per lo sviluppo futuro e un progetto di candidatura. Di candidatura è un progetto importante, non esiste solo la conservazione e non è vero che c'è una così disparità di forza negli assessorati. Il sistema culturale in Alto Adige è un sistema molto complesso che non ha solo il piccolo cinema, ha un sistema teatrale molto complesso, un sistema musicale molto complesso. Ogni assessore ha le sue difficoltà, ogni assessore si trova con la situazione di non poter accontentare tutti. Le polemiche all'interno del gruppo tedesco sono esattamente le stesse di quelle del gruppo italiano, cioè ci sono sempre più associazioni che non hanno quello a cui la dotazione finanziaria a cui erano abituate, così come i cittadini nelle famiglie. La crisi del denaro pubblico è una crisi generalizzata, questo giochino di parlare tra italiani e tedeschi secondo me è troppo facile. Ecco. Le faccio una domanda: proprio oggi, se non sbaglio, parte il Bolzano Festival del Film Club. Sì. Il Film Club comunque ci ha abituato a grandi rassegne, ad esempio anche lo Short Film Festival che si tiene sempre lì in via Dottor Streiter. Secondo lei il Cineforum sbaglia qualcosa nella sua offerta? Dovrebbe rivolgersi a un target forse più ampio? No, è una politica di intervento completamente diversa tra il Film Club e il Cineforum, insomma, e quindi poi ci sono anche altri talenti che la gestione di un'associazione può avere nei confronti dei vari sostenitori, insomma, sia il pubblico che i finanziatori, che quindi insomma ognuno mette in campo quello che sa fare e noi non stiamo a rimproverare delle scelte che non devono neanche essere speculari. L'offerta del Film Club ha avuto anche la fortuna o l'opportunità di avere queste sale, è un'offerta diversa da quella di ragionamento e di approfondimento che fa il Cineforum. Sono dimensioni anche diverse, c'è il riferimento di popolazione è anche molto diverso, il Film Club di Bolzano comunque si occupa di tutta la popolazione del territorio altoatesino, quindi insomma fare un confronto due realtà troppo diverse tra pere e mele è sempre sbagliato, sì. E quindi secondo lei due realtà così diverse potrebbero arrivare a trovare una collaborazione come auspicato dall'assessore Tomasini? Ci sono aspetti strutturali delle collaborazioni, cioè che possono rendere possibile il matrimonio, e ci sono anche aspetti legati alle persone. E le associazioni sono fatte di persone e se le persone a pelle non vanno d'accordo è molto difficile farle sposare per forza. Ma ancora, cioè, si continua a sottolineare, a spostare. È la verità, ma non è è la verità. Allora, io sono testimone noi di riunioni dove si è alzata la voce in un modo dove ci si sono rinfacciate cose inesistenti per ore e ore. Allora, se posso parlare, accordi non si continua.
continua a sottolineare che ci sono problemi fra le persone, quando invece appunto ci sono ben più lapalissiani problemi di assenza di politiche mirate. Per cui, ripeto, noi l'ultima contrattazione avuta con il Film Club è stata portata avanti d'amore e d'accordo, non c'è nessun problema. Però erano problemi evidentemente di altro tipo, cioè erano problemi di tipo economico, cioè erano problemi di ordine anche politico, nel senso che se, come avevamo chiesto, l'assessorato si fosse interessato alla faccenda, forse la cosa non sarebbe andata così. Se invece si lasciano le cose e si dice arrangiatevi perché noi non interveniamo, allora mi chiedo cosa serve l'assessorato. Qual è lo scopo? Invano di questa faccenda per molto tempo, dopodiché no. È giusto anche che evidentemente senza successo, perché appunto le parti in causa non hanno in nessun modo si sono venute incontro, ma dopodiché non è questo il nostro ruolo, non è questo il ruolo di mettere come i bambini, di fare il paciere fra associazioni. Secondo me il vostro ruolo, il ruolo dell'assessorato sarebbe quello di coordinare e di programmare. Ci vuole anche l'altra associazione. Noi cosa che non fate, non fate. Provincia di Bolzano ha i consumi culturali. 20 anni che mi occupo di cultura in 20 anni non ho mai sentito parlare di programmazione culturale di alcun tipo. Quando si è chiesto all'assessorato di coordinare si è detto non è il nostro lavoro. L'unico progetto di cui ho sentito parlare in 20 anni è effettivamente la capitale della cultura, ma questo è un contenitore, che secondo me rischia di rimanere completamente vuoto, uno specchietto delle allodole. Solo le sue cose, allora un conto. Però vediamo una terra che ha sviluppato un sistema museale dal nulla, un sistema bibliotecario che è esemplare nel mondo, i consumi culturali sono il doppio della media europea e il gradimento della popolazione registrata ogni 6 mesi dal comune di Bolzano sulla cultura è dell'imbarazzante 82%, ma vogliamo dire che queste cose non sono state pianificate e coordinate? No, ma io penso che l'unica decisione politica che è stata fatta a suo tempo sono stati i cosiddetti finanziamenti a pioggia, di cui anche il Cineforum ha goduto, di finanziamenti senza seguire particolari progetti. Quanto investe la provincia in cultura, direttore Lampis? In generale, più di 70 milioni di euro. E nel settore cinema? Ovviamente il suo assessorato. Di questi 70 milioni di euro ci sono stipendi, questione strutturale, vanno divisi nel 70% 75% di lingua tedesca e 25% di lingua italiana. Il nostro bilancio è ormai intorno ai 12 milioni di euro scarsi, che vanno a sostenere tutto il mondo, appunto i centri giovanili, le biblioteche, il sistema dell'educazione permanente, tutto il sistema di sostegno al plurilinguismo e le 160-140 associazioni culturali della provincia e il teatro stabile. C'è stata una riduzione negli investimenti nel settore cinema in particolare? Dell'assessorato alla cultura italiana più o meno una stessa riduzione che ha subito il bilancio generale. Mentre invece il sistema cinema in Alto Adige, anche come intervento pubblico, ha avuto una grossa crescita. Come ricordavamo anche con la BLS. È stato un grande risultato, devo dire, coordinato molto dall'assessorato di lingua italiana, perché questo consentirà sviluppo professionale su questo versante, cioè finalmente lo sbocco a chi ha frequentato la nostra scuola Zelig, che è un altro grande investimento che la provincia fa e che quasi nessuna regione italiana fa, una scuola di televisione e di cinema che ha dato enormi soddisfazioni, grandi talenti, vincitori di festival in tutto il mondo e che con il sistema di attirare le produzioni cinematografiche in Alto Adige, secondo me, avrà la possibilità di essere messa a reddito. Ecco, noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, restate con noi, torniamo fra un attimo. Se siete stanchi di farvi mettere le mani in testa, dateci un taglio. Ma cosa avete capito? Io vado alla Dermocapil. Eh sì, hai proprio ragione, Dermocapil.
L'Istituto Tricologico della vostra regione, che da oltre 35 anni risolve i vostri problemi di capelli con trattamenti detossinanti del cuoio capelluto per anomalie cutanee come aggrasso, forfora, arrossamenti e forti dermatiti. Rivitalizzazione e stimolazione per la ricrescita del capello e quindi forte riduzione della caduta, ma soprattutto rinfoltimento naturale con i capelli propri. Vi aspettiamo per una consulenza con check-up gratuito della cute e del capello, su appuntamento, ma soprattutto con la massima riservatezza che ci contraddistingue. E quindi Dermocapi, via della Visitazione 2 a Bozzano. Vi aspettiamo. La SEA Serigrafia dal 1975 è specializzata nella stampa serigrafica e digitale. Dalle etichette adesive, adesivi resinati, agli oggetti promozionali, t-shirt, cartelli, banner, alla decorazione di auto e vetrine. SEA vi offre un servizio di stampa su una vasta serie di materiali: plastica, stoffa, alluminio, legno, pelle. SEA si trova in via Mair Nusser 60 a Bolzano. MC System, la nostra esperienza al servizio della vostra sicurezza, a Bolzano, in via Comini 8, telefono 0471 288575. Bentornati in studio, questa sera stiamo parlando di cinema qui a Bianco e Nero dopo la chiusura dell'Eden, una chiusura che ha fatto molto discutere a Bolzano e allora non potevamo non sentire cosa ne pensate proprio voi cittadini, andiamo a vedere. Cosa ne pensa della chiusura del cinema Eden? Mi dispiace perché ne abbiamo già pochi in centro, no? E allora è sempre piacevole fare due passi e passare di lì. Ecco, lei forse si ricorda i tempi in cui ce n'erano davvero molti di cinema a Bolzano, ecco. È un peccato per la città aver perso tutte queste sale? Certamente, c'è ben il Cineplex, però insomma, almeno per noi di una certa età è più bello trovarlo in centro. Purtroppo il mercato fa le sue, come si può dire, scelte e anche regola un po' tutto quello che serve, diventerà qualcos'altro, faranno un bar, un locale, un negozio. Non ho idee in proposito perché io non sono una frequentatrice. Quindi non ne sentirà la mancanza. Leggo più volentieri che andare al cinema. Mi dispiace sinceramente, vado poche volte però all'Eden venivo volentieri, niente di più. Adesso mi era comodo, preferisco fare due passi e arrivare al cinema piuttosto che andare nel multisale dove c'è chi fa le cose più belle, più tecnologiche, con i parcheggi e di conseguenza è normale che riscuota maggior successo a scapito, no? Che avrebbe dovuto fare pensarci qualcosa prima, basta vedere anche quell'altro cinema che 10 anni che dicono che devono fare qualcosa, poi non hanno fatto più niente. Io conosco il titolare abbastanza bene e mi dispiace, sinceramente mi dispiace perché era uno dei posti storici di Bolzano. Era anche comodo? Comodo, sì, 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 decisamente. Ma non sono di Bolzano, siamo di Merano. Quando veniamo, spesso andiamo al Cineplex, che è un agglomerato di cinema, una quantità maggiore di scelta, la possibilità di scegliere maggiormente, però dispiace perché penso che sia interessante per la cittadinanza poter avere anche un cinema nel centro della città, però capisco che la situazione economica possa creare queste situazioni. Beh, io non andavo mai al cinema perché ne abbiamo abbastanza della televisione, no? Però mancare proprio qualche cinema a Bolzano non è bello. Una volta avevamo tutta quella fila di cinema lì e allora si era più invogliati ad andare ogni tanto, no? In questi giorni si è un po' accesa la discussione se la provincia avrebbe dovuto o no salvare questo cinema. Secondo lei cosa ne pensa? Sì, penso di sì, che avrebbe potuto intervenire, dare qualcosa, un aiuto. È un peccato vederlo così, anche un cinema muore, non fa bene. Sicuramente un aiuto ci voleva, anche perché bene o male la provincia aiuta da tante parti e questo sicuramente potevano aiutarlo. Io direi di no, è ovvio, cioè, sono attività private che hanno, come tutte le attività private, devono stare sul mercato. Beh, certamente c'è una competitività, insomma, io sono anch'io un imprenditore e sono abituato a ragionare così.
Opinioni quindi decisamente diverse, quelle delle persone intervistate. Direttore Lampis, l'hanno ricordato in molti, prima erano davvero tanti cinema a Bolzano, ora si sono ridotti a due, la multisala e il film club. Ci pentiremo di questo patrimonio che è andato perso? Ma l'evoluzione funziona in questo modo, cioè quando ero bambino la mia famiglia non era ricca e noi facevamo 3 mesi di vacanza ogni anno e oggi chi può fare questo tipo? Cioè la società cambia e ogni cosa che chiude è un dispiacere. Noi comunque ci occuperemo di questa sala e vediamo quali prospettive ci sono anche su altri versanti, che non sia solo quello dell'intervento dell'assessorato alla cultura. Ad esempio, ma quello delle attività produttive. Adesso vedremo come succede in altre regioni, se appunto vengono approvate queste normative statali di sostegno della riqualificazione tecnologica. Però comunque le situazioni stanno cambiando e questa nostalgia e questo dolore anche per le cose che chiudono è comune, però bisogna anche cercare di guardare avanti e di vedere quello che possiamo permetterci. Il discorso della sostenibilità è un discorso serio. Ecco, secondo lei però in caso il Cinema Eden dovrà trovare una sua collocazione diversa da quella che aveva prima della chiusura? Staremo a vedere, insomma, è un discorso molto da approfondire. Come ho detto, sulla Sala Eden c'è una questione giudiziaria aperta e quindi non si possono prendere decisioni a cuor leggero, insomma, ecco, questo c'è la volontà di approfondire, c'è la volontà di venire incontro alle associazioni se trovano un modo nuovo di presentare il cinema culturale in città, c'è la volontà di tenere aperto questo discorso. Un nuovo modo di presentare il cinema culturale in città? Andrea Sperugini. Non c'è interesse da parte dell'assessorato, è inutile che ci prendiamo in giro, cioè i progetti... Allora vogliamo fargli prendere in questa sede un impegno ufficiale al direttore? Posso dire un'altra cosa? Soprattutto non prende in giro nessuno. No, secondo me è una continua presa in giro, è da 20 anni che ci si prende in giro qui, ma soprattutto si dice, io non sono assolutamente un nostalgico del passato, forse non ho neanche l'età, sta di fatto che non mi interessano questo tipo di discorsi, però... mi sembra evidente che Bolzano sta diventando sempre di più una città avversa alla cultura territorialmente radicata nel territorio. C'è un patrimonio associazionistico che si vuole in qualche modo smantellare, ridimensionare in virtù invece di grandi eventi e grandi istituzioni. È un po' la globalizzazione anche della città, per cui una città sempre più nemica appunto delle piccole associazioni, delle piccole realtà anche imprenditoriali come quella dell'Eden, e sempre più fatta a misura di grandi eventi e di catene in franchising. Le faccio però una domanda: secondo lei non sono forse proprio i cittadini, i bolzanini a chiedere di più questa offerta globalizzata? Ma direi proprio di no, nel senso che non è che se noi andiamo poi a vedere questi grandi eventi ci siano chissà quali numeri, cioè nel senso ci sono i numeri che si vogliono far vedere, ma di fronte a certi investimenti anche milionari, poi secondo me quello che rimane non solo di affluenza, ma quello che rimane come esperienza appunto dei cittadini è relativa. Io penso che sia molto più interessante invece avere una cultura diffusa e radicata sul territorio con delle strutture funzionanti, piuttosto che degli eventi che invece che giocare sulle corde della cultura effettivamente giocano più sulle corde della mondanità, cioè sono molto apparenza e poca sostanza. Però ad esempio, ritornando alla multisala, è stata fortemente voluta dai cittadini, forse anche un po' segno di una cultura che è cambiata. La multisala era effettivamente, secondo me, ha risolto un problema di carenza di offerta cinematografica, ma noi stiamo parlando di cultura cinematografica, non di fruizione di tempo libero. È una cosa un po' diversa e questa cosa spero che si sia capita alla fine, ma certo, non quanto. Solo la proiezione del film, questo no, perché è a un questo po', punto c'era certo. Allora la televisione basterebbe quello. No, io devo veramente precisare qualcosa. Questa è la provincia con il numero di grandi eventi più basso di tutta Europa. Noi siamo stati ostili e saremo sempre ostili alla politica dei grandi eventi. Noi non abbiamo lavorato sui prodotti culturali, ma sui processi,
e le istituzioni che sono nate, cioè che danno posti di lavoro, che creano solidità all'offerta culturale, sono istituzioni che sono composte al 100% di persone cresciute qui, nate qui, che lavorano qui, che non hanno nessuna differenza rispetto al tessuto associativo. Quindi diciamo, mettere le istituzioni contro le associazioni è già un'operazione mistificante. Beh, l'avete fatto voi, però. L'ha fatto tutto il mondo. Che le associazioni subiranno radicali ridimensionamenti, mentre le grandi istituzioni, nonostante sprechi che non sono minimamente confrontabili, non verranno toccate. Per dare dignità agli artisti, perché il nostro mestiere è di dare dignità al prodotto artistico. Al grande evento è diverso. No, noi sui grandi eventi. È come dire che le associazioni non portano anche i grandi artisti. Noi non abbiamo mai fatto grandi eventi, abbiamo riportato una stagione di danza, abbiamo riportato una stagione d'opera, abbiamo dato al pubblico quello che la capitale della cultura è un grande evento. Non è un evento, è un processo, è un lavoro insieme verso 390.000 euro che sono stati investiti per una cooperativa mai vista prima. Secondo lei non porterà dei vantaggi? Andrea Spirogini, secondo lei non porterà dei vantaggi la candidatura a capitale della cultura? Io penso che quei 390.000 euro devono essere investiti ad esempio in un progetto cinematografico che coinvolgesse il salvataggio dell'Eden. Invece viene investito in un progetto che non è neanche passato per degli eventi collaterali. Ma le chiedo, secondo lei non avrà un ritorno questa candidatura se passasse per la città di Bolzano? Comunque l'hanno fatto grandi città, da Istanbul a Bruxelles. Però forse non sacrificando quella che era la cultura presente sul territorio. Che mentre non è adesso stata toccata. Allora, noi soldi, abbiamo subito il 20% di occupazione soltanto sull'ordinario, più il 50% sugli eventi cinematografici. Come non è vero? Riduzioni per la candidatura? Il capitolo della candidatura è stato un capitolo aggiuntivo. Cioè, lei sta dicendo che non ho seguito il 20% di finanziamento, territorio del mondo si sarebbe lasciato scappare un'opportunità di questo genere. È un processo che è stato prima presentato dall'assessore di fronte a 100+ associazioni e l'unica voce discordante è stata quella che sentiamo oggi. Quindi, insomma, il processo verso la candidatura è sbagliato ed è ingiusto presentarlo ai cittadini come un evento, perché non è assolutamente questo. Ma la capitale è il 2019, abbiamo veramente tanto tempo per lavorare verso questa direzione e significa rafforzare tutto il tessuto culturale della provincia. È veramente sbagliato presentare la candidatura o comunque l'anno, se ci sarà, come un evento. Non è quello che vogliamo. Ma perché si perde, se no. Si è tolto qualcosa dalle associazioni locali? Sono stati finanziamenti aggiuntivi presi dal bilancio in aggiunta alla dotazione che spettava agli assessorati alla cultura. Quindi le riduzioni alle associazioni sono dovute invece a... Non ci sono state riduzioni alle associazioni, solo alla vostra. Ah, ok. Allora. Forse perché è l'unica voce discordante, forse per questo. Perché al Cineforum? Direttore Lampi, perché si è ritenuto che l'offerta nel settore cinematografico fosse completamente cambiata e che quindi andavano fatte dei ripensamenti, minimi aggiustamenti che sono stati proposti anche dalle consulte culturali, proprio perché su quella fascia di intervento artistico-culturale c'erano delle cose nuove. Però possiamo dire al termine di questa puntata che se ci sarà un progetto, comunque ci sarà l'appoggio dell'assessorato, l'assessorato è pronto a rimettere in campo nuovi fondi? Certo che se ci sarà un progetto sostenibile siamo pronti ad intervenire, però il tema della sostenibilità, lo ripeto, è un tema serio che non va preso alla leggera o con i sogni si dovrebbe fare. Dovremmo sennò veramente stare dietro a qualunque cosa che purtroppo è impossibile. Andrea Spirogini, brevemente, mi sembra un buon punto di partenza o no? Pian pianino la verità è emersa e i dati sono altri, appunto, sono che le voci fuori dal coro vengono penalizzate. Quando si tratta di investire non si investe su progetti culturali territoriali, ma si investe per eventi collaterali da 390.000 euro per la candidatura
di un contenitore che non si sa bene che cos'è, ma evidentemente penalizza la cultura territoriale. Ecco, comunque per, concretamente il Cineforum si batterà per il Cinema Eden, proporrà un progetto valido? Noi l'abbiamo già proposto, non tornerete interessa. Tornerete a proporlo? Non mi sembra che ci sia l'interesse, cioè è lì il nostro progetto, è lì, però non è ritenuto interessante, perché il Cinema Eden e anche secondo me la proposta del Cineforum non sono considerate interessanti. Però non c'è il coraggio di dirlo, nel senso che appunto non c'è neanche... Non è interessante, c'è sempre stato il coraggio di dirlo. Noi abbiamo invece detto che siamo disponibili a riguardare tutte le questioni, perché la chiusura dell'Eden è un fatto nuovo, riapriamo tutto l'esame della questione. Se il progetto non è buono non ci facciamo problemi a dirlo, se il progetto è buono faremo ogni possibile sforzo per finanziarlo, e di associazioni fuori dal coro che hanno avuto finanziamenti in crescita ne potrei citare a decine. Quindi su questo devo fare una garanzia. Ecco, terminiamo qui questa puntata, speriamo che un punto d'incontro prima o poi arrivi, soprattutto per il bene di chi ama, e sono tanti, il cinema a Bolzano. Quindi io ringrazio i miei ospiti di essere stati con noi, grazie Andrea Sperugini, presidente del Cineforum, e grazie Antonio Lampis, direttore della ripartizione Cultura Italiana. Buonasera, arrivederci. Buonasera. Grazie a José Nunez alle telecamere in studio, grazie a Paolo Savio in regia, grazie come sempre a voi telespettatori. Vi ricordo che la settimana prossima Bianco e Nero non andrà in onda di mercoledì per la festività della Liberazione, quindi l'appuntamento è fra due settimane, sempre su TC Alto Adige TV, sempre di mercoledì e sempre alle 20. Come sempre vi abbiamo abituato, prima di lasciarvi, ad un piccolo servizio, mentre a Bolzano i cinema chiudono, c'è un'altra cittadina della provincia che invece si sta battendo fortemente per riavere il suo cinema in centro storico, Merano. Forse. Arrivederci, buona serata. Sono circa 3 anni che Merano non ha più un cinema. Dalle 7 sale dei tempi migliori, con gli anni il numero è andato via via calando fino alla chiusura dell'ultimo cinema, l'Apollo. E i meranesi ne sentono la mancanza, lo testimoniano le 3.530 firme raccolte grazie alla petizione per un cinema a Merano e consegnate nel mese di febbraio al sindaco Günter Janut. Quello di far rinascere un cinema a Merano è un tema di cui si discute da mesi, ma ora l'amministrazione comunale ha messo a punto un vero e proprio piano d'azione. Come più volte dichiarato dal sindaco Janut e ora ufficializzato proprio nella risposta alla petizione, il comune punta sull'Ariston e la gestione sarà affidata alle associazioni. La soluzione cercata dovrebbe consentire una programmazione cinematografica di almeno 5 giorni la settimana, dalle 17 e fino a tarda sera. Il prossimo passo sarà quello di elaborare un progetto di gestione della sala, uno l'investimento più importante che il comune dovrà fare, ovvero quello dell'acquisto della strumentazione per la proiezione di digitale, indispensabile dall'anno prossimo. Insomma, anche se non a tempo pieno, presto Merano dovrebbe riavere il suo cinema in pieno centro storico. Se siete stanchi di farvi mettere le mani in testa, dateci un taglio. Ma cosa avete capito? Io vado alla Dermocapil. Eh sì, hai proprio ragione. Dermocapil, l'istituto tricologico della vostra regione, che da oltre 35 anni risolve i vostri problemi di capelli con trattamenti detossinanti del cuoio capelluto, per anomalie cutanee come aggrasso, forfora, arrossamenti e forti dermatiti. Rivitalizzazione e stimolazione per la ricrescita del capello e quindi forte riduzione della caduta, ma soprattutto rinfoltimento naturale con i capelli propri. Vi aspettiamo per una consulenza con check-up gratuito della cute e del capello, su appuntamento, ma soprattutto con la massima riservatezza che ci contraddistingue. E quindi Dermocapil, via della Visitazione 2 a Bolzano. Vi aspettiamo.
La SEA Serigrafia dal 1975 è specializzata nella stampa serigrafica e digitale. Dalle etichette adesive, adesivi resinati, agli oggetti promozionali, t-shirt, cartelli, banner, alla decorazione di auto e vetrine. SEA vi offre un servizio di stampa su una vasta serie di materiali: plastica, stoffa, alluminio, legno, pelle. SEA si trova in via Mair Nusser 60 a Bolzano. MC System, la nostra esperienza al servizio della vostra sicurezza. A Bolzano, in via Comini 8, telefono 0471 28 8575.